Those port side cannons had better be loaded! Load the cannons on the starboard side! Aspetta, non sento un cazzo. Ok, adesso forse ci... Parlava sotto, no, è più che altro fra varie cose. Comunque, spieghiamo cos'è, dai. Hold on a minute, I'm reloading! Vai, comincia tu che me l'hai fatto conoscere. Ma, che dire, gioco cooperativo ovviamente, dovete sostanzialmente... Ci sono degli equipaggi su questi galeoni o navi più piccole chiamate sloop in inglese, non so se c'è una traduzione in italiano. E sostanzialmente c'è un capitano e come potete ben vedere, penso, dovete ricaricare i cannoni. Praticamente è una simulazione di combattimenti navali, penso in epoca settecentesca o inizio 800, su giù di lì. Dopo anni e anni di storia di Total War. Si parla è semplicemente cose. Una figata di gioco, dovete assolutamente provarlo. Cioè, ovviamente consigliabile di giocarlo con un clan o un gruppo di amici, che sennò è un po' caotico in certi sensi. Anche se fino adesso gli equipaggi abbiamo avuto bene o male, sono stati cooperativi. Più o meno, sì. Aspetta, cominciano a cannoneggiare. Oh, cazzo, ok. Sì, no, il capitano sta dando molte indicazioni, no? No, no, infatti, praticamente... Non ti disturbare, capitano. Ecco, non lo fai tu, andrò in pensione prima o poi. Ma devo arrivare al livello massimo per sbloccarmi proprio la giacca da capitano, allora la posso morire. Mamma mia. Ma cioè... Ah, adesso noi siamo gli inglesi, sì, purtroppo. Ma adesso è early access, quindi sono tutti pirati inglesi. Quindi penso ci saranno altre fazioni, sicuramente la Francia, immagino. Quindi sì. Fix this damn ship! Dovremmo comunque usare i pirati prima o poi, vuoi mettere con resto? Tu sei un po' troppo pirati dei Caraibi. Metti il fascio per gli uniformi, non puoi non apprezzarlo. Ci sono anche gli uniformi dei pirati. Cioè, i uniformi, cioè, come ho guardato io là con i jeans e la camicia, tipo, uniforme, ok, punti di vista. Però se sai far pagare, non è che siamo costizio a fare il pirata. Vabbè. Dai, facciamo una moto, un DLC a 20 euro, lo compro lo stesso. Che cazzo. Se ho il pappagallo che offende i nemici, vabbè. Ti giuro che se non abbasso i volumi di gioco, vi offendo la mamma. Ok. Se non avete sentito Fel per i primi 20 minuti è perché ci stronzi parlano in continuazione. Ah, comunque, da me almeno potete vedere che dovete prendere delle casse per dare le munizioni ai vari cannoni, ai vari casse con le palle di cannone in giro, perché dopo un tot di utilizzi finiscono e quindi dovete ovviamente rifornire, ecco, esattamente. Quindi c'è molto da fare, cioè sono tipo 3-4 cazzatine da fare in realtà, però ci vuole cooperazione perché in mezzo alla battaglia e tutto è proprio facile dimenticarsi. Non c'è più a cavallo a pompare. Vedete per caricare il cannone, per mettere la polvere da sparo, poi ci sono delle cannoneggiate dagli altri stronzi. Cioè, guarda che colpi ho fatto. No, comunque, se vuoi un pro tip, se vedi che stiamo ingaggiando il nemico praticamente parallelamente, non so se mi spiego. Okay. E c'hai tipo vari cannoni vicino a te e nessuno li sta maneggiando. Tu con il come si chiama? Il lighter in mano. Sì, passo davanti a tutti e tu passi il cannone, fai il left click e spari tutti quanti. Fai delle stragi assurde. Starboard side. Il problema è che da sotto non vedo esattamente dove siamo. A volte confondo anche destra e sinistra perché. Non è. È un po'. Sì. Adesso qua vedo gente saltare, dico, non so se si succede. Dove cazzo sono i buchi da riparare? Ragazzi, come vedete, quando veniamo sparati, come potete vedere in sovraimpressione, ci sono i buchi, perché ovviamente fanno i buchi per le palle di cannone, quindi bisogna ripararli, sennò si affonda sostanzialmente. E ci sono anche le pompe da maneggiare per, esatto, per rimuovere l'acqua, diciamo, o per allentare la fase di affondamento. Ma mi pare di notare che sott'acqua possono starci quanto vogliono gli uomini, sbaglio? No, dopo un tot mi pare che muori, sai. È abbastanza a lungo, cioè. Piatto sì, no, Guinness World Record, quello sì, cioè. Però.
E mi sembra che non riesci a metterla a polvere da sparo quando sei sott'acqua. Un paio no, sei proprio fottuto. Okay. Madonna mia, ma stiamo praticamente diventando dei sottomarini. Sì, ma... Che cazzo? Poi un giorno riuscirò a capire come salire per le vele, perché continuo a cadere. Sbaglio proprio adesso, guarda. Andrò un attimo in una fase di comunicazione in inglese. Does the captain have a microphone? Does the captain have a microphone? Get ready! Mette, non riesco a salire. Get the port side ready! Porco due, oh. Per me capitano, perché va di capitano se non c'è un cazzo di microfono? Cioè io se non lo capisco. Give them hell. Perché hanno voglia di potere. Oh, sì, ma fanculo. Captain, no. Ecco, vedete che l'italiano è morto oggi. Come potete vedere, da noi normale, ma anche quelli più piccolini che cazzo sono più veloci da ricaricare, eccetera. E ovviamente ci sono anche tipi di munizioni differenti. Sarebbero quelli... Come si fa a cambiare munizioni? Nella cassa, devi mirare alla munizione che vuoi. Ci sono le cannone normali, colpi a mitraglia e diciamo il colpo che lanci per agganciarti alla nave nemica, insomma. Non sapete l'urlo in italiano, onestamente, non mi viene in mente. Grab, sì, vabbè, l'uncino, quello. Ah, ci vuole l'uncino del capitano per lanciare l'uncino. Proprio scritto. Ah, non puoi farlo a cazzo? No. Non lo sapevo. Se pensa a te contro il pazzo. Ho paura sto gioco. Vabbè, perché alla fine è anche giusto che sono tutti quanti tipo andrebbero all'abbordaggio o sia a cazzo, bloccheresti tutto il team sostanzialmente. Esatto. E dovrò imparare come scendere poi dalle vele, perché prima sono praticamente suicidato. Ma là bisogna, ci vuole questo sismo, cioè da veri marinai. Esatto. Qua sono un cazzo di cani, insomma. Sì, non è proprio la miglior partita da mostrare su YouTube, però... Vabbè, d'altronde... Questo ci sta. Io vedo tanti rossi uccidono i blu, non è un buon segno. Ovviamente, ragazzi, avete... Premendo M qui, vi dà tipo il loadout, quindi potete scegliere diverse armi. Sono vari tipi di fucili, shotgun... Molto carino, molto carino. Fire! Ma il fuoco amico, non ho ancora capito. Io mi palmi, sì. Aim down flash. La cannonata in bocca. Ho visto i miei denti partire, tipo. Viene qua sotto la gente. Ma fare quei voli la gente è assurdo. Io ho visto gente volare fino alle Hawaii. Sì, ma io stesso sono volato fino alle Hawaii. Panagromia, mi domando se riparando lo stesso buco in due velocizi successo. Non lo so. Secondo me no, però potrei sbagliarmi. Che urla. Mi faccio ammutinamento verso il capitano perché è vergognoso. E cosa fai per di tu? Spero di no, però se... Come si fa a farlo? Premi ask e fai mutiny captain. Proprio direttamente il comando. Perfetto. Ah sì sì, tanto è anonimo. Quello di scorso ti dicevo prima, non posso vedere i figli di puttana che volevano buttarmi fuori. Probabilmente qualche... idiota che non sa prendere la cooperazione in modo serio. Esatto. Ok. No, io non ci torno solo a riparare le vele, vi arrangiate, che cazzo. No, qua abbiamo un problema di galeone nemico che ci sta sostanzialmente venendo a stuprare. Che direzione? Dietro di noi. Ah, perfetto. Ma sto cannone è scassato, non capisco. Sì, si possono scassare anche i cannoni. Ah, sì, cazzo. Però non ovviamente, ragazzi, potete avere sia Doom che il tè da bere per tirarvi. Captain is a coward. Dov'è sto cazzo? Power, io. Vai! Captain, no! Non ho preso nessuno. Io sto sparando la cieca e becco, cioè quello in pezzi. Lo sparo anch'io, vedi. Vai. La gente sta in giro con i fucili, cioè, ma ricaricate sti cazzo di cannoni, idioti. Cioè, pazzesco. Captain, no! Captain, no! ragazzi, ora vi sto praticamente dimostrando quello che dicevo prima a Feldo, dei più cannoni con una sola persona. Ricaricate e praticamente sparate alla cieca, sostanzialmente. Quando vedete la nave di fronte a voi e un bersaglio grosso. Ma guarda che cazzo di Early Access, cioè una delle migliori fatte. Pensa che questo gioco, anni fa, fu tipo, tra virgolette, bocciato dalla community. E ora sono tornati e hanno fatto un buon lavoro. Mamma mia, che coraggio li hanno bocciati. Abbiamo aspettato con ansia. Need supplies here. Quindi... Get ready. Fire! Ragazzi, questo costa adesso 19 euro.
17 euro in offerta, cioè 10%. E correte perché veramente conviene, vale la pena. Potete giocare con noi, aggiungeteci, fate quel cazzo vi pare. Stop outside! Get ready! Destroy the enemy! Ma le supply in questo cazzo di nave dove sta il gigantesco nave? Sta affondando un'altra nave? Fire on the enemy! Più o meno. Sparagli che cannonati più non gli fa male. E vai. Preso il cretino. Sta uno fa il pigiama, c'è addosso. Fa il pigiama del Napoli, eh. E cosa lo azzurro? Della rivista, dicevi, no? Vabbè, non ho detto fai divise. Vabbè, attenzione, ci sono tante, attenzione. No, sono tanti figli di vita ogni livello. Dove ti giuro, stanno in tutta la nave, non trovo una cazzo di cassa da portare munizioni. Pazzesco. Non so se prendo che sto qua. Ah, là, fanculo. Qua. È vero che sono. Allora, aspetta, andiamo un po' all'aperto. Sono qua dietro le casse, sì. Sì, sono praticamente... non sono neanche infinite. No, però vabbè. A un certo punto. Si presume che tu schiatti prima di finire il 100%. Make sure the starboard side is ready. Come on, boys. Mancano ancora munizioni qua sotto. Dobbiamo riuscire a fare un abbordaggio così lo facciamo vedere un po' alla gente. Sì, l'unica cosa. Combattimento, soprattutto il corpo a corpo, dovrebbe essere migliorato. Sì, un po' desiderare, ma sicuramente... Però, chi cazzo sei free? Io gioco per i cannoni, no? Cioè, sinceramente... Sì, però, vabbè, cioè... Tipo, da quando sono nato aspetto un gioco del genere, quindi... Che poi prendi punti per qualsiasi cosa che fai. Sì, fatto apposta per me, giustamente, per incentivare la cooperazione. Brace for impact and prepare to board! Ne abbiamo anche a destra in realtà. A sinistra dobbiamo pezzarci. A sinistra? Sì, sta arrivando lì a sinistra la nave. Faccio una serie di cannonate. Vai, vai, io sono sopra un po'. Sparo tipo 10 cannoni da solo. Beccato un 3 su 5. Oddio, perché non sparo questa cosa? È una figata sparare tutti quanti da solo. Via. Ecco, mamma mia, ho visto la caviglia saltare. Non vedo più niente. Non vedo più niente, io proprio sono morto, cioè. Di sangue, non ho da parlare. Almeno tu puoi dirlo che vedi solo sangue, io non posso neanche. Abbiamo perso. Cazzo, non vinco tipo a 10 partite, ma va bene lo stesso. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.